Ecco, ieri sera ho avuto la bella occasione con un gruppetto di amici di fare per la prima volta una nuova preghiera. Perché tempo fa sono stato impressionato da quanta solitudine c'è in tante persone, in tante famiglie. E riflettendo su questa condizione di vita, soprattutto in Occidente, di tante persone, mi è venuto in mente di presentare al Signore con altri questo grande bisogno che si apra nella Chiesa una strada per aiutare le persone a uscire da questa solitudine e a sperimentare quanto è bello essere in comunione con Dio e con gli altri. Ecco, e allora ispiriamo questa meditazione facendo anche una certa pausa un po' del tema di questa settimana a queste parole della Bibbia che penso pochi di voi conoscono. Si trovano nel libro detto Coelet, in latino era Ecclesiaste, al capitolo 4. Dice così: guai a chi è solo, perché se cade non ha nessuno che lo rialzi. Ripetiamo. Guai a chi è solo, perché se cade non ha nessuno che lo rialzi. Ecco, questa è una parola anche che poi nella Bibbia in altre forme ogni tanto ritorna. E mi ricordo per esempio quella che abbiamo all'inizio della Bibbia nella Genesi, quando Dio vede Adamo, prima della creazione della donna, e dice: non è bene che l'uomo sia solo. E questo ci dà occasione di capire non solo la vita moderna, bensì anche il dramma profondo del male, che è una solitudine cattiva che va verso la morte e ci fa capire anche l'opera di redenzione del Signore, che è un'azione per trasferirci da un destino di solitudine a una condizione mirabile di comunione con Lui e tra di noi. Noi siamo fatti per questa grande comunione. E siccome viviamo in una società profondamente segnata da questa solitudine, meditiamo su questo fenomeno, diciamo così, e chiediamo a Dio Onnipotente, nostro Padre, di far nascere, soprattutto in Occidente, dei rimedi potenti alla solitudine di tanti suoi figli. Ecco, è una prima cosa che dico alle persone che soffrono e si lamentano di solitudine: faremmo meglio a pentirci della solitudine che non a lamentarci, perché c'è una solitudine che viene dalla società, dalle condizioni familiari, dal mondo di oggi. Di quello noi non siamo colpevoli e dobbiamo lottare per superare queste condizioni difficili. Però c'è di peggio, c'è una solitudine che viene dal nostro disimpegno a cercare la comunione profonda con Dio e con gli altri. Ecco, quindi di qualche cosa, non dico di tutto perché il mondo ha la sua parte potente, di qualcosa dovremmo pentirci. Dio non vuole che noi stiamo in questa solitudine del mondo. Ci dà una mano potente attraverso Gesù, lo Spirito Santo, per uscire, però noi anche dobbiamo stendere verso di Lui la nostra mano e farci aiutare, renderci conto che questa solitudine è come un veleno spirituale per noi. Ecco, dobbiamo uscire da noi stessi verso Dio e verso gli altri, anche magari a piccoli gruppi, perché la comunione può cominciare da due, da tre, da quattro, non c'è bisogno di queste manifestazioni di massa.
in cui tante volte le persone sono più sole di quando sono da sole fisicamente, ecco, però c'è bisogno di aprire gli occhi su questa condizione umana e anche sociale, soprattutto in Occidente, e prendere coscienza di questo pericolo che ci assedia, assedia anche i nostri figli, che a volte, poverini, sono più soli di come fummo noi da piccoli, perché il mondo e la famiglia sono tanto cambiati, a volte in peggio. Ecco, allora vi benedico e vi invito a leggere questo capitolo 4 del libro del Coelet, perché lì ci sono anche altre espressioni orientate a questo giudizio, che è un giudizio di Dio, perché è parola di Dio, su questa condizione solitaria dell'uomo, che non è bella. Poi, quando avremo tempo, se questa iniziativa va avanti, anche spiegherò che c'è un tipo di solitudine invece che viene dall'alto, ma è tutta un'altra cosa. La solitudine di Dio è tutta un'altra cosa dalla solitudine del mondo. E per questo vi benedico, perché possiate camminare almeno oggi un po' nell'approfondimento di questa realtà, e anche ti invito a stare attenta a quello che questa parola suscita nel tuo cuore, perché è probabile, può darsi che lo Spirito Santo ti fa capire delle cose che riguardano la tua vita, ben al di là di questo che io ho cercato di accennare in modo imperfetto. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti lodo e ti benedico perché ci dai questo nuovo giorno e la tua parola ci apre una comprensione più profonda della nostra vita e della nostra società. Aiutaci, Signore, a lottare contro la solitudine del mondo e per sperimentare quanto è bello stare nel tuo cuore e nella comunione con te, con tutte le persone, gli angeli che vivono di te. Per questo benedico i tuoi figli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, voglio ricordare, oggi è martedì, alle ore 15 farò la preghiera nell'ora di Santa Monica per aiutare le mamme e anche i papà che hanno gravi sofferenze e problematiche con i loro figli. Buona giornata.